possibile che accada questa cosa. Allora noi dobbiamo vigilare, voi dovete vigilare su questa memoria e dovete vigilare sugli abusi della memoria. Come possiamo noi tollerare che un politico, oggi è facile, sapete, diventare carini per decreto, io mi metto uno zucchetto ebraico alla Desenfond, così, alla 23, vado a visitare il lager di Auschwitz, poi esco dal lager di Auschwitz e magari dico mi sento israeliano, ma nessuno di loro mi dice mi sento romo sinti, nessuno di loro mi dice mi sento antifascista, nessuno di loro dice mi sento slavo. 3 milioni di slavi furono sterminati in quei lager. Nessuno di loro dice mi sento menomato o portatore di handicap, come diciamo noi col peloso understatement burocratico. I primi assassinati e sterminati furono loro. 300.000 ne furono annientati perché secondo la concezione della razza eletta erano imperfetti. Non erano ebrei o rom, non appartenevano a etnie, erano semplici esseri umani. Nessuno di questi politici mi dice mi sento omosessuale. In un paese ancora oggi vengono discriminati gli omosessuali, ancora oggi vengono aggrediti nelle strade e massacrati senza che ci sia una vera legge che condanni come reato criminale gravissimo l'omofobia. Ancora oggi sentiamo farneticare da politici che siedono nel Parlamento repubblicano di islamofobia contro l'Islam, contro gli arabi, a cui noi dobbiamo almeno il 40% della nostra civiltà. Sapete cosa succederebbe se gli arabi ci dicessero non vi piacciamo? Ridateci quello che vi abbiamo dato. Cominciamo dai numeri. E poi voglio vedere i nostri scienziati della razza fare le derivate e gli integrali con i numeri romani. Sapete quale regressione porta questo? Ma è qui da noi la discriminazione. Nell'Argentina degli anni 70 i desaparecidos erano ragazzi come voi. Sono stati sterminati dopo essere stati torturati, violentati, tormentati, i loro figli. Strappati a loro, c'erano madri, giovanissime madri che erano incinte, che hanno preso i figli per farli educare alle famiglie degli aguzzini, e le madri, le nonne cercavano i nipotini, ancora oggi non sono potuti ricongiungersi in queste tragiche famiglie. Ebbene, questo è successo dopo Auschwitz, dopo la Shoah. Allora i negazionisti e i revisionisti, è molto semplice smascherare. Basta chiedere a loro in che valori credono. Chiedete a loro se sono per la giustizia universale, per i diritti umani universali. Se sono contrari al fatto che ci siano nelle carceri italiane 4 uomini che dividono una cella che non sarebbe adatta neanche a tenere dei maiali. Oggi a casa nostra. Io sono ebreo, la mia famiglia è stata perseguitata. Fortunatamente ci siamo salvati perché il popolo bulgaro ha deciso di difendere i suoi ebrei, dimostrazione che si poteva fare se si voleva. Lo sterminio è complicità di tutta la mainstream dell'Europa infame e schifosa che si girò dall'altra parte, tranne naturalmente coloro, i politici, gli antifascisti che combatterono, ma il popolo bulgaro disse ai nazisti giù le mani dai nostri cittadini ebrei e 48.000 ebrei bulgari si salvarono. Sapete chi furono i grandi attivatori di questo processo? Un ultraconservatore, lui aveva simpatie filofasciste perfino, si chiamava Dimitar Pesce, era vicepresidente del Parlamento bulgaro, ma soprattutto oltre ai partigiani comunisti ovviamente che combattevano contro il regime, i comunisti, i socialisti, democratici, ma soprattutto la Chiesa ortodossa bulgara. Il metropolita della città in cui sono nato io, il metropolita Kirill, non fece delle penose illusioni, non si girò dall'altra parte, vestito da vescovo, col suo bastone di pastore, si stese sui binari per impedire la deportazione degli ebrei.
e il capo della Chiesa Ortodossa Bulgara sia benedetta in eterno la sua memoria, Stefan, in collaborazione stretta con un uomo di benedetta memoria, un cattolico, Angelo Roncalli, che diventerà Papa Giovanni XXIII, si fece non in quattro, in dodici, per salvare gli ebrei. Tuo no contro i nazisti, non osate toccarli, vi avverto, non ci provate, tuonò Stefan in piazza, e i tedeschi si spaventarono, e noi ci salvammo. I miei genitori e mio fratello erano vivi, io sono stato portato alla luce dal popolo bulgaro. Approfitto per dirvi, sputate in faccia a chi usa il termine bulgaro come termine spregiativo. Io detesto le classifiche fra i popoli, ma se c'è un posto in cui il popolo bulgaro deve stare, è fra i primi, anche nel governo bulgaro. Guardiamo i nostri governi. Ebbene, scusatemi il mio pathos, ma io, venendo qui per voi, perché sono stato giovane come me, me lo ricordo, non mi sono dimenticato. Sapete, un grande maestro del cassidismo ebraico diceva, è vietato invecchiare. In che senso? Non ci si può corrompere perché passano gli anni. La mente deve mantenere viva l'energia. Voi dovete raccogliere il testimone della memoria e combattere per il vostro mondo, per creare un mondo di giustizia, di fratellanza. Guardate cosa succede ancora ai nostri fratelli rom. Ci sono pogrom, quelle cose orrende che si facevano alla Russia zarista contro gli ebrei. Oggi si tentano di scatenare contro i rom. A Torino, perché è una ragazzina isterica, premuta da una famiglia di idioti, terrorizzata dall'aver fatto l'amore, non sapendo come giustificare la sua assenza, ha detto di essere stata violentata da due rom. Si è creata una folla inferocita, è stato ieri, 2011, con le torce a dare fuoco alle povere cose di esseri umani. Noi dobbiamo renderci conto che la bestia ci abita al collo, e qui, vicino a noi, può venire fuori all'improvviso, come venne nella ex Jugoslavia. Serbi, croati, musulmani convivevano in pace, era una repubblica multiculturale quella jugoslava. All'improvviso è bastata la prima stilla di sangue, il primo atto di violenza, e il fiume è cominciato a scorrere sangue, vi ripeto, mogli e mariti, padri e figli, perché magari uno aveva la madre croata e il padre serbo, perché era normale che fosse così. E questo è successo mentre ragazzi come voi, con le magliette come le vostre, il casual, quei cingolati che portate ai piedi, University of California, 9-1-1, se li vedete, loro, ragazzi come voi, il compagno di classe che ha scannato il suo compagno, perché uno era serbo e l'altro era croato, perché si fanno il segno della croce in modo diverso, e sono cristiani tutte e due, cristiani. Vedete, neanche la parola di Cristo, che è la parola dell'amore, dell'accoglienza dello straniero, li ha fermati. Allora ecco che quando noi veniamo a parlare di memoria, parliamo certo di ieri, noi ci inchiniamo di fronte agli ebrei, ai rom, a tutti gli sterminati, di tutti i macelli e i massacri, ma soprattutto quello che stiamo facendo è invitare voi alla vigilanza e alla lotta, perché non un solo sopruso, non un solo schiaffo venga dato in modo ingiustificato contro un essere umano. Scusatemi l'enfasi, non la concludo, parlo così perché sono profondamente preoccupato per il vostro futuro. Non c'è, non vi è stato consegnato un mondo liberato dalle brutture. Anche noi, molti di noi hanno combattuto, come le persone dei sindacati, alcuni dei partiti nella società civile, abbiamo avuto uomini esemplari, basta pigliare i nostri sacerdoti di battaglia come Don Ciotti, Don Gallo, come il mio amico Don Cino Rigoldi qui a Milano, oppure uomini come Gino Strada che danno la loro vita per il prossimo. Abbiamo fatto, ma diciamo la generazione nel suo insieme è fallita, lo vediamo da questo discorso sul lavoro. Quando il lavoro non è garantito come diritto, noi ritorniamo nella schiavitù. Se un lavoratore è costretto a pregare per avere lavoro,
uomo libero. Il lavoro deve tornare a essere un diritto, altrimenti noi precipiteremo in meccanismi sinistri, perché si comincia dal lavoro e poi si scende ad altri. E vedete ancora quanto è difficile che la donna trovi il suo ruolo nella società, la più grande delle minoranze perseguitate nella storia dell'umanità, perché le donne sono la maggioranza, eppure sono state trattate come minoranza, calunniate, insultate, sbranate, bruciate nel corso dei secoli, e ancora in certi paesi avviene, e ancora oggi la dignità della donna nelle nostre società, dove andiamo a starnazzare, noi siamo la civiltà, la democrazia, esportiamo guerre massacrando innocenti, guardate il corpo della donna come viene trattato sugli schermi delle nostre televisioni. Allora c'è un grande lavoro da fare, ragazzi. Questa memoria deve essere per voi il carburante costante della vostra indignazione, deve essere energie per lottare, per combattere, per dire di no ai soprusi. Non vi fate incantare dalle sirene, cioè la cosa più importante è la dignità dell'essere umano, l'uguaglianza degli esseri umani. Solo questo costruisce un mondo dove tutti siamo sicuri. E vi dico solo l'ultima cosa: è capitato a dei poveri esseri innocenti di essere fermati dall'autorità giudiziaria, dall'autorità di polizia che dovrebbe essere il garante della nostra incolumità. E sia chiaro, il mio non è un discorso contro le forze dell'ordine, il cielo me ne scampi. Io ho avuto rapporti dove sono stato trattato in maniera esemplare, anzi, tutelato e protetto personalmente, ma in quelle parti delle forze dell'ordine che hanno preso un ragazzo come Uva, come Altovrandi, un ragazzo che magari era in una situazione temporaneamente, non lo so neanche se fosse, e improvvisamente questo ragazzo entra nella detenzione e dovrebbe essere protetto ed esce un cadavere martoriato, capite? Questo può succedere a chiunque. Non devi essere di sinistra o di che cosa che ti possa succedere, può essere un equivoco di identità, può essere. Noi siamo sicuri, ciascuno di noi è sicuro, solo in una società che tutela la vita umana e la dignità umana e la dignità della vita come il valore più sacro in qualsiasi condizione. Finisco dicendo che il filosofo Levinas, forse il più grande filosofo ebreo del Novecento e anche uno dei più grandi filosofi del Novecento, quando hanno arrestato Klaus Barbie, il responsabile dello sterminio degli ebrei francesi, pronunciò una frase memorabile sulla base di una sua elaborazione teorica che dice: ciascuno di noi è responsabile del volto altrui, e questo viene dalla sua lettura particolare del comandamento amerai il prossimo tuo come te stesso, ve'ahavta re'acha kamocha. Guardate cos'è il comandamento: prima ami il prossimo, solo dopo te stesso. Allora lui disse che Klaus Barbie, poi un nazista le cui responsabilità erano assolutamente evidenti, sterminatore, assassino efferato, mai pentito, mai redento, non una parola di resipiscenza. Ma Levinas dice che la sua dignità di uomo doveva essere salvaguardato con un giusto processo, e laddove ci fosse stata una pena, che la sua detenzione dovesse essere secondo i criteri della dignità umana, anche per il più efferato degli assassini. Perché un essere umano è titolare di dignità. Noi dobbiamo capire queste cose, interiorizzarle, altrimenti ricadremo nella trappola che le demagogie, i populismi, i poteri ci tendono per approfittare di noi e anche per farci a pezzi. Guardate, i problemi sono infiniti. E davvero questo è l'ultimo che vi dico. Ogni anno muoiono 120.000 persone, un vero genocidio. Sapete qual è la causa? L'amianto, e ne moriranno, il picco massimo sarà nel 2030. È un eccidio cominciato da lontano. Ebbene, sapete da quando si sa che l'amianto è pericoloso, fa male alla salute? Le prime cronache sono di Plinio il Vecchio, che vedeva l'agonia degli schiavi che lavoravano all'asbesto, foderando i bracieri, perché l'amianto ovviamente è una materia che respira.